iniziamo una festa che è la prima in assoluto nella provincia di Frosinone, il Festival del Peperoncino, Cassino Cuore Piccante. Vi passo il padrone di casa, il nostro sindaco, da sempre ci sostiene. Benvenuto a tutti, passo la parola al nostro sindaco. Grazie. Grazie presidente, non so se la voce è fluente o perché il signor, come si chiama il presidente, quello di Frosinone? Caruso mi ha fatto assaggiare un peperoncino che era una cosa particolare e davvero sto ancora sotto shock, sotto anestesia dell'apparato delle vie aeree superiori. Detto questo però, un ringraziamento e una buona serata a tutti. Quando qualche tempo fa il nostro vulcanico presidente mi annunciava la prima sagra a Cassino del Peperoncino, qualcuno diceva: ma che c'entra Cassino con il peperoncino? Effettivamente noi non avevamo una cultura del peperoncino. Sì, forse molti di noi lo apprezzano, lo mangiano, lo usano nella propria cucina, però non c'è neanche una cultura della coltivazione del peperoncino. Però poi sentendo la descrizione appunto del signor Caruso su quella che è l'arte del peperoncino, della cultura del peperoncino e delle tante varietà del peperoncino, noi possiamo davvero pensare che Cassino possa essere anche la città nel centro Italia del peperoncino. E questo è il primo di una lunga serie di appuntamenti che questo comitato Città Futura e San Giovanni ha voluto regalare all'amministrazione, ma soprattutto alla città di Cassino. E poi l'occasione per vedere tante persone in piazza e tanti stand in questo momento storico particolare e di sofferenza anche, in cui Thank you.